Sia chiaro, le finali vanno vinte per essere ricordate. E seppure la prestazione della Jesan Gas sia stata di buon livello, la gara del Pala Campagnola serviva per assegnare un trofeo e quella è andata ad accrescere la leggenteria nella bacheca di Schio. Ma nel commentare la finale di Supercoppa Italiana non si può non riconoscere alle ragazze di Diamanti un coraggio ed una predisposizione alla battaglia del tutto inaspettati per un gruppo rinnovato per 8 decimi dalla passata stagione. Per avere la meglio di Crippa e compagni c'è voluta tutta la forza mentale e l'esperienza della famiglia Schio. In buona sostanza le baby Diamanti sono riuscite, seppure in un contesto quasi prestagionale, ad impegnare a fondo le campionesse d'Italia, che per vincere il primo trofeo dell'anno hanno messo sul pecchio tutto, dalle provocazioni, che sono comunque parte del gioco, alle peculiarità tecniche di ogni giocatrice. Le Orange hanno cercato lo strappo nel terzo quarto, un classico delle sfide al Pala Campagnola, ma sul meno 17 le biancorosse invece di tirare remi in barca si sono compattate, non solo vincendo il temuto terzo parziale, ma riportandosi al meno 3 a 8 dal termine, dopo una prodezza di Pedersen, MVP morale della finale, con 11 punti e 19 rimbalzi per un eloquente 28 di valutazione. Che il canestro forse decisivo sia arrivato in contropiede da Masciari dopo la stoppata di Ress non è un caso. I minuti importanti giocati in carriera dalle ragazze di Schio sono merce che non si può comprare al supermercato. Che anche Mendes lo sapesse è stato evidente guardando Zandalasini, che nel momento caldo della partita era seduta in panchina a guardare la veterana Masciari. Alla Jesan Gas per sbancare il Pala Campagnola è mancato ciò di cui lo staff tecnico non poteva disporre, freddezza ed esperienza. Ed è probabilmente per questo che al termine del match i volti di Diamanti e Piazza erano distesi e non corrucciati come lo scorso anno. La finale di Supercoppa non dice che Luca è a livello di Schio, sarebbe un errore pensarlo. Lo è molto meno vedere questa partita come l'alba di un nuovo entusiasmante progetto. A Diamanti il compito di plasmare la squadra, ai tifosi di riporre la fiducia nel lavoro del coach.